Brunetta, il decreto sul mezzogiorno è costituito da una serie di marchette. Agenpress. Il decreto cosiddetto mezzogiorno, sul quale il governo Renzi Gentiloni ha posto l'ennesima fiducia, è costituito da una serie di marchette che nulla hanno a che vedere con una strategia seria e sostenibile per il rilancio del sud del paese. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. L'articolo 2, in teoria, servirebbe a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene, sottolinea, estendendo la misura Resto al Sud alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, FSC, e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia. Si evidenzia, però, una evidente estraneità di materia di intervento nei confronti dei consorzi e soprattutto si continuano a proporre interventi spot sui consorzi agrari, senza un disegno organico di riordino del settore destinatario da sempre di notevoli risorse pubbliche. Tutto questo avviene a discapito della libera concorrenza e senza alcun vantaggio per lo sviluppo e la crescita delle aziende agricole. L'articolo 12, al comma 8 bis, autorizza, prosegue Brunetta, la concessione alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per il 2017 e di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato al pagamento degli emolumenti dei docenti di alcuni corsi di perfezionamento. L'articolo 16 octies prevede una serie di modifiche ad una norma della legge di stabilità per il 2015 che ha attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella provincia di Catania, Ragusa e Siracusa, che avevano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, purché avessero presentato apposita istanza entro l'1° marzo 2010. L'articolo 16 novies autorizza, inoltre, la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'80° anniversario dalla sua morte. Si segnala, infine, l'assurda disomogeneità del provvedimento, si passa dalle zone economiche speciali, ZES, ad interventi di legge che riguardano l'ILVA, alla materia dei tonni e alla formazione delle classi scolastiche. Si tratta di questioni opportune che devono essere ricomprese in provvedimenti specifici, mentre il governo continua ad intervenire con decreti-legge di emergenza con contenuti fortemente disomogenei, conclude Brunetta.